Vabbè, mentre registravo il video è arrivata la firma di Allegri. Quindi ignorate le parti in cui vado a dire no, beh, aspettiamo le ufficialità. Ok, inizia il video. È iniziata la Juventus, ragazzi, la Juventus del futuro, ma non siete carichi, io sono carichissimo. Signori miei, buonasera. L'intenzione, questa sera appunto, era quella di fare una live su Twitch. No, no, non posso farla. Non posso farla perché ci sono troppe notizie e bisogna darle una dietro l'altra. Perché oggi si inizia a decidere il futuro della Juventus. In realtà è iniziato ieri con l'addio di Paratici, ma oggi iniziano ad esserci veramente dei dettagli succosi. Andiamo a fare un piccolo riassuntino per cercare di capire come sarà la prossima stagione di Serie A della nostra amata Juve. Prima di tutto un mi piace a questo video, siete stati super gentili col video che abbiamo pubblicato oggi in pausa pranzo e siete andati veramente oltre ogni più rosea aspettativa. Di questo devo assolutamente ringraziarvi perché mi state facendo sentire veramente bene, siete carichi e carinissimi nei miei confronti. Quindi grazie. Semplicemente grazie. E vi invito a scaricare OneFootball in tutto ciò, perché le notifiche sono sempre lì. L'app è sempre lì che vibra, ragazzi. Bisogna starci un attimo lontano dal telefono, perché oggi, in questo periodo qua, OneFootball è gratis. Lo trovate qui sotto in descrizione per aiutare anche voi, per aiutarvi a capire quello che sarà il futuro della Juve. Allora, faccio un passo indietro prima di iniziare con il video vero e proprio. Dicendo che ovviamente oggi sono tornate fuori i commenti a un mio video che feci tanti anni fa che si chiamava Allegri vattene dalla Juventus, un allenatore incompetente. Tanti di voi sanno già di cosa sto parlando, è un video palesemente troll nel quale nei primi 30 secondi dicevo tutto quello che dicevano gli Allegri out, salvo poi dire ragazzi ma cosa stiamo dicendo e spiegare che Allegri in realtà era un grande allenatore. Le persone invece ora si vede che stanno cercando tutti i tifosi che all'epoca erano contro Allegri per andare a scrivere hai visto adesso che è tornato cosa dici? Non era il mio caso, assolutamente no, però non c'è la possibilità di ascoltare nemmeno i primi 40 secondi e questa cosa un po' mi dà fastidio, ecco, diciamo così. Seconda cosa, invece stanno iniziando adesso a commentarmi anche il video dell'addio ufficiale di Allegri. Io voglio riportarvi con la mente un po' quel momento lì, perché nel 2 anni fa, nell'estate di 2 anni fa, io non ero contro il cambio allenatore, eh. Questo va detto con grande chiarezza, ma non ero contro non è che volevo il cambio allenatore per il bel gioco. Sapete bene come la penso, è sempre stato l'ultimo dei miei pensieri. Però vi riporto appunto a quella che era la Juventus 2 anni fa. E questo è un grande indizio, secondo me, che ci farà capire quella che sarà la Juventus del futuro. La Juventus acquistava Cristiano Ronaldo dopo degli anni al top in Champions League, 2 finali, una rimonta l'anno prima di Ronaldo al Bernabéu in faccia a Ronaldo, completata poi annullata da Cristiano stesso all'ultimo secondo su rigore. La Juventus era una dimensione europea allucinante, per quanto possano dirne i detrattori di Allegri, cioè un allenatore incompetente, con zero idee, difensivista, con cui in Europa non si va lontano. Allegri è l'allenatore che ha meglio performato all'interno della Champions League della Juventus dal post Calciopoli in poi. Questo è un dato di fatto, non è un'opinione. Basta sfogliare gli almanacchi, basta guardare un po' la storia. Questo è un fatto, cioè, questo è incontestabile. Nessuno può dire diversamente, perché Conte ha fatto male, Sarri ha fatto male, Pirlo ha fatto male, Allegri ha fatto male l'anno con l'Ajax, del resto ha sempre fatto molto bene, oltre le più rose aspettative. Quindi questo dovrebbe già annullare tutto il discorso di fondo di tanti complottisti che in questo momento mi stanno dicendo: beh, io non tifo più la Juve, sti cazzi. Cioè, se tu arrivi a non tifare più la Juve perché Allegri diventa l'allenatore della Juve perché testa sul cazzo Allegri, sti cazzi. Cioè, veramente ce ne faremo una ragione. Non so cosa dirti. L'amore per la Juventus va oltre il fatto chi l'allena, chi ci gioca e chi la dirige. Cioè, se sei tifoso della Juventus, ami la Juventus a prescindere. Cioè, va amata a prescindere. Però in quel momento lì la Juventus, dopo 5 anni di Allegri, quindi un ciclo di Allegri, faceva la sua peggior stagione in Champions League appunto dal post Conte e con Cristiano Ronaldo, che era stato preso appunto per vincere la Champions. E in quell'anno si va verso un cambio in panchina. E quell'anno un cambio in panchina ci poteva stare. Il problema di fondo è che non si è completato quel cambio in panchina. Perché nel mentre che tutti ragionavamo su ok cambiare Allegri, a patto che
dato che siamo una certa dimensione, è arrivato Cristiano Ronaldo, si va a prendere un top manager. Guardiola o Zidane? Erano gli unici due nomi che poteva andare a prendere per sostituire Allegri o Klopp. Dai, inseriamo Klopp perché all'epoca si parlava anche di Klopp. Invece si è andato a prendere Sarri, che in quel momento aveva appena vinto l'Europa League. Però delle due allora tengo Allegri. È come l'anno scorso, col senno di poi, vedendo qual è stato Pirlo, delle due tengo Sarri, se non voglio cambiare tutti gli anni. Però il cambio dopo 5 anni, dopo quello status europeo dominante acquisito e dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, bisognava andare in un'altra direzione. E soprattutto cercare di formare una squadra diversa, cercare di prendere i top assoluti, perché nel mentre che vai a comprare Cristiano Ronaldo e magari vai a cambiare allenatore perché vuoi un top anche in panchina, devono esserci anche dei top dalle altre parti. Il progetto di crescita della Juventus in quel momento, bam, si blocca completamente. E questo riporta ai video che abbiamo fatto il mese scorso. Veramente vi invito ad andare a vedere i video del mese scorso perché riguardandoli oggi vi verranno i brividi, perché tutto quello che abbiamo detto un mese fa, da un paio di notizie buttate lì in mezzo al mucchio, e lì vi ho detto, attenzione, attenzione cervello, il mio cervello aveva già iniziato bam, 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 a muovere tutte le rotelline. Perché alcune cose veramente... C'ho l'impulso, lì che dico, cazzo, adesso va a finire che succede questa roba qua. E sta succedendo questa roba qua. Ed è per quello che vi dicevo, questo discorso di Ronaldo e questo discorso di Allegri dello status europeo della Juventus e dello status di Cristiano Ronaldo, finisce qua. Per quello che vi dico, Ronaldo, per quanto mi riguarda, non sarà più un giocatore della Juventus. Confermato a maggior ragione dall'addio di Paratici, che era quello che aveva spinto per acquisto di Ronaldo, e dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, che era stato allontanato proprio per garantire a Ronaldo un allenatore più adatto a valorizzarlo. Poi c'è stato il Covid di mezzo, quindi tra Sarri e Pirlo lì c'è stato il Covid che ha rivoluzionato tutto, e lì ha veramente dato la mazzata tra capo e collo al progetto Cristiano Ronaldo. E ora rimane un solo anno di Ronaldo e la Juventus sta valutando seriamente se andare avanti o no, e lo stesso Cristiano Ronaldo probabilmente si sta guardando un po' attorno. Questa è la mia ricostruzione, ovviamente non sono notizie, però è la mia ricostruzione. E la logica ci ha portato fino qua, dicendo che sarebbero successo questa, questa e questa. Voglio continuare col mio percorso logico. Quindi, se 2 anni fa, dopo 5 anni di Allegri, dopo uno status della Juventus arrivato al top con Cristiano Ronaldo, se vuol provare ad andare oltre il top, che significa vincere la Champions League con Cristiano Ronaldo e un altro mister in panchina, e ci poteva stare, ora, dopo 2 anni fallimentari, me li passate, tra virgolette. Si annulla completamente quel progetto Cristiano Ronaldo, si mette un bel timbro con una X sopra dicendo che è stato un fallimento perché non solo non hai vinto la Champions, ma sei andato indietro per una questione di scelte dirigenziali, per una questione di campagna acquisti, di giocatori che non sono più stati all'altezza magari delle aspettative, e per una questione anche economica e pandemica. Questo è ovvio dirlo. Quindi secondo me Cristiano Ronaldo non farà più parte della Juventus dell'anno prossimo. Qualora Allegri diventasse allenatore, perché non dimentichiamoci che non c'è l'ufficialità. Sapete bene come la penso, finché non c'è l'ufficialità sono tutte chiacchiere e illazioni, anche se ormai si sono sbilanciati un po' tutti, quindi credo che ci sia l'1% di possibilità che tutto questo non vada in porto. E questa volta davvero non come l'1% paraculo della Champions. Però se va via Ronaldo davvero, signori, se va via Ronaldo davvero, cosa vuol dire? Che la Juventus deve ripartire da Paulo Dybala. Ed eccola qua la notizia. La notizia del giorno che mi ha spinto a fare questo video e a portare questo ragionamento insieme a voi. Paulo Dybala. Perché lo conferma Romeo Agresti. Allegri starebbe spingendo la Juventus a rilacciare i rapporti con lo staff, con l'agente di Paulo Dybala, per fargli firmare quel benedetto rinnovo del contratto che ci permetterebbe di abbracciare Paolo per il futuro. Allegri vuole ripartire. Vuole rifondare la Juventus su Paolo Dybala. E quindi non su Cristiano Ronaldo. Again. Again. Perché se rimane Ronaldo, se rimane Dybala, sappiamo bene che c'è stato un po' di incompatibilità tattica. Ce l'ha evidenziata lo stesso Allegri, ce l'ha evidenziata Sarri, ce l'ha evidenziata Pirlo. Sarri è stato l'unico, meno male, che è riuscito a incastrarli a discapito di tutto il resto della squadra, no? Nel momento esatto in cui si doveva vincere lo scudetto, quello è stato secondo me il più grande merito di Maurizio Sarri. Mettere da parte completamente le sue idee, far giocare Dybala e Ronaldo, e alla fine quello scudetto post-Covid l'hanno vinto loro. Però questo è il grande punto di ripartenza. Senza dimenticare che c'è Federico Chiesa, c'è Kulusevski, c'è De Ligt, c'è McKennie,
C'era Bio. Ce ne sono, eh? C'è Demiral, se vogliamo. C'è Bentancur stesso. Bisognerà capire, prima di tutto, come vorrà giocare Massimiliano Allegri. Per questo sto già iniziando a muovere le meningi e a preparare il video di come giocherà la Juventus di Allegri. C'è un dubbio. Cioè, centrocampo a 2 o centrocampo a 3? Che si traduce bene o male in centrocampo a 3 col vertice alto o centrocampo a 3 col vertice basso. Da qui passa la campagna acquisti, ma soprattutto da qui passa il ruolo di Paulo Dybala, che però, se queste notizie dovessero essere confermate, sarà il punto di riferimento alla luce della Juventus del domani e si candida a essere il capitano del domani. Quindi torniamo un po' su quelle che erano le idee dell'anno scorso, del pre-Pirlo, cioè un Dybala-centrismo all'interno del progetto, con la fascia di capitano al braccio. Giusto o sbagliato, questo ad oggi non ve lo so dire. Sicuramente un Dybala che riviene messo al centro del villaggio e senza Cristiano Ronaldo tornerà a essere un grandissimo giocatore. Ma qua casca l'asino. Qua casca l'asino. Perché dovesse andare via Cristiano Ronaldo, dovesse essere rimesso al centro del progetto Paulo Dybala, cosa manca? Centravanti. Centravanti di alto livello, centravanti veramente forte. E poi bisognerà capire come schierarli. Perché Allegri potrebbe decidere di schierarli davvero tutti insieme, eh? Chiesa da una parte, Kulusevski dall'altra, Dybala in mezzo e davanti un centravanti. E magari Morata in panchina. O lo stesso Morata centravanti titolare e che ne so, il ritorno di Moise Kean come attaccante di scorta o l'acquisto di Vlahovic come centravanti di riserva che crescerà e sarà il dopo Morata quando l'anno prossimo non verrà riscattato. Tutto è aperto in questo momento, eh? Ci possono essere un sacco di piste. E bisognerà capire il centrocampo. Bisognerà capire il centrocampo perché c'è addirittura la possibilità di andare a rombo, secondo me. C'è un anzi, anzi, c'è una grande possibilità, secondo me, di andare a rombo. C'è una grandissima possibilità di andare a rombo. O comunque con un centrocampo a 3, che va un po' a distruggere quel 4-2-3-1 di cui vi parlavo prima. Ma c'è anche quella possibilità lì. Quindi li prepariamo un po' tutti. Però questa è la grande notizia della giornata. Anzi, della giornata no, non è vero, perché la grande notizia della giornata è che Allegri sarà l'allenatore della Juventus, non è ancora ufficiale, domani dovrebbero esserci le ufficialità. Ovviamente aspettiamo prima quella di Pirlo come esonero dalla Juventus, attenzione al Sassuolo, per Andrea Pirlo. State lì. State lì, perché il Sassuolo potrebbe essere davvero la destinazione di Pirlo e ne sarei contentissimo. La notizia del giorno, ovviamente, è il ritorno di Max Allegri alla Juventus. La seconda notizia, che anche questa non è una notizia, sono tutte cose ufficiose, è che la Juventus del domani, di Massimiliano Allegri, ripartirà da Paulo Dybala. E se vogliamo un'altra notizia del giorno, è che il prossimo allenatore dell'Inter sarà Simone Inzaghi. Spiace per gli interisti, che, insomma. Però una Serie A che ripartirà con praticamente solo Pioli al Milan confermato, e poi vedremo se magari ci sarà un clamoroso cambiamento. Allegri Juve, Inzaghi Inter, Spalletti Napoli, molto probabile, Pioli Milan, Mourinho Roma, e vediamo alla Lazio chi va, perché qua potrebbe tornare in scena, no? Maurizio Sarri, magari va là e ci togliamo anche questo dente, dato che dobbiamo pagare a breve la clausola per svincolarlo, e quindi potrebbe accasarsi lì, e vediamo, monitoriamo Pirlo al Sassuolo. Qualcuno mi dice, la Serie A, qui e là, bla bla bla. Però questo mercato allenatori, questo domino delle panchine, sembra abbastanza qualitativo, per iniziare così. Ci mancherà Antonio Conte all'interno del campionato di Serie A, perché per quanto mi riguarda avere degli allenatori bravi nelle squadre avversarie è sempre bello. Spiazze per Antonio Conte, vedremo dove verrà inserito. Fatemi sapere se la notizia confermata, vedremo se sarà davvero così, di Paolo Dybala, futuro della Juventus insieme ad Allegri, vi fa piacere. Questo fa crollare anche tante piccole leggende metropolitane che negli anni dell'addio di Allegri si andava a mormorare che Allegri avesse rovinato Paolo Dybala. L'altro giorno ha parlato Cancelo, ha detto che Allegri top persona, top manager, top allenatore, anche lì Allegri ha rovinato Cancelo. E vai, vai con le fake news.